Ci siamo? Siamo preparati? Preparati? No, si muove. Aspetta, scusate, faccio rumore? Eccolo. Un po' di zigli zigli c'era, scusatemi. Ma dovrebbe essere chill questa musica qui. A me mi ricorda le colonne sonore di Tekken. Mi piace la luce dietro? Carina, vero? Blu, secondo me, è top. Guarda, perché rossa fa schifo. Verde, verde con il coso blu. Così. Blu, c'è cioè blu. Non è male questo effetto rosso. Però così. Cioè, o così. O così. O così. O così. No, è più bello così, vero? Col verde mi stanca il verde. Quindi è troppo. Non mi piace, è brutto. Tagliati i capelli, settimana, li ho tagliati settimana, mi hai già visto con i capelli tagliati settimana scorsa. Sì. Questo blu è bello perché semplicemente mi illumina lo sfondo, ma infatti voglio prendermi una luce blu da mettermi per terra che mi illumina lo sfondo dietro così. Sembra più sferico, ma senti sta befana, oh. Mi piace blu così, mi piace. Voglio ballare con questa. Fammi sentire questa musica. Calming Cinematics. Hai visto che bella la tua lampada, Ramonza? Non mi convince la musica, dico. Cioè, molto carina in realtà, però. No, non fa Harry Potter. Secondo me fa più Nightmare Before Christmas. Change. Come da mafia. Ma che musiche c'ha la mafia? Non c'ha queste musiche qua. A me ricorda Medieval. E beh, Medieval è un po' nel Before Christmas, eh. Questo è un po' da meditazione, è vero? Da videomeditazione. Mi faccio un po' di. Faccio un po' il santo. Ragazzi, stasera non c'ho voglia di giocare. Non c'ho voglia di giocare a quel gioco. Come la mettiamo? Ne parliamo, però. Perché fa un po' venire sonno, dai. Come no, dai, ragazzi. Ci siamo addormentati tutti il venerdì scorso. Stasera Alone in the Dark. No, non neanche Pokémon Arceus perché c'è la Ramonza, tra l'altro, la mia Switch, quindi. Facciamo A, adesso ne parliamo. Prima fatemi ascoltare un po' di musica, dai. Sì, no, no. No, questo qui invece Love Bug si chiama. Yes! Luce rossa dietro questa. Ma fa schifo la luce rossa, ragazzi.
terrificante la luce rossa. Questo è proprio effettivamente da innamorato. So many problems make you break down. Questa la dedico a te, a te che mi stai guardando, tu che stai guardando questa live e supporti questo canale. Grazie, grazie, sei sempre nei nostri cuori, tu che ci sopporti e ci supporti, proprio tu, Pizza Bebo, grazie. Per una banda alla Ramonza, Ribe, provo a cambiare sempre cioè sempre lo stesso genere, change di canzone, vediamo. Sempre stesso artista. Beh, solo lui c'è? No, questo è un altro artista, però sempre Love Bug come genere, come stazione radio di Prezzel. Grazie, Granduca Seed. No, Luca, perché? Smettete di scrivere i giochi, poi può rispondere con questo, con questa musica. Prendo anche un po' di luce, per favore, cambio, l'ultima possibilità a questo Love Bug. Senti questo con l'ukulele. Facciamo qui, ma amore, amore, as long as we're feeling, con i feelings, con i sentimenti, sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Nobody's leaving. Nessuno, nessuno se ne va, ragazzi, nessuno. Guarda andarsene, nessuno. Ah, lo so, lo so. Sull'amore, io lo so. Delle promesse su delle cartoline. Tornare a casa. Scritte nei matchbook. E qualcos'altro. Lo so, lo so. Sull'amore io so, io so. Ma scritto sui fiammiferi, non cosa vuol dire? Tradotta tutta, non sappiamo cosa significava questa canzone, ma comunque, cioè, scrivere su dei fiammiferi io non capisco, comunque faticosissimo. Boh, molto molto bene. C'erano solo queste quattro canzoni su Love Bug, quindi ottimo. Mi piace, è diventata una radio ormai. E pur di non fare telling lies, ragazzi, via così. Tra l'altro, allora, parliamo seriamente di cosa ci sta accadendo.
Questo è l'intermezzo, si può dire l'intermezzo tra una canzone e l'altra, no? Allora, io questa sera devo fare Telling Lies, come molti di voi non sapranno, perché probabilmente la live scorsa eravate tutti assopiti, eravate tutti addormentati, tutti quanti eravate addormentati. In tre stavamo seguendo, io e altri due in chat, quindi eravate tutti addormentati, nessuno sa. Cos'è Telling Lies? Cato, tu eri uno dei tre, probabilmente. Quindi. Doglia non è vero. Dogliamente per dire. E quindi. Ho detto. Ma che ce ne fut? No. Uscia, chi sarà mai? Andiamo a Enrico vedere. Ramu, grazie per questa sub. Mi fanno male gli occhi. Enrico, hai una soluzione visto che. Non lo so, eh. Comunque. Nel senso, grazie ancora per la sub, benvenuto. Dicevo, ma che ce ne futta a noi? Siamo liberi. Siamo liberi di fare ciò che ci pare. Possiamo fare tutto. Eh? Possiamo fare tutto quello che ci pare. Io tutto il giorno dopo l'ho recuperata. Non ti sei riaddormentato? Da? Chiediamo all'oracolo Clojure. Clojure chiede: faremo Telling Lies stasera? Trasforma il tuo lato debole in un punto di forza. Cosa può significare? Cosa può significare? Cioè che dobbiamo. Cioè lo stiamo già facendo con Dying Light 2 adesso, non è che posso fare tutte queste cose insieme, no? Dopo tutto questo Valentino! Intanto grazie a Dungemergerge. Che nome di schifo però, se posso permettermi di nuovo tutte le volte. E grazie a Valentino per il raid, benvenuti. Stavamo parlando del fatto che Telling Lies. Cioè, fanno una minchia, no? Qui, Valentino, tu sei grande fan di. Adesso ascoltami il mio discorso, no? Cioè, boh, fatti la minchia di Telling Lies. Quindi ho detto, ma siamo liberi. Viviamo in un mondo libero. Possiamo fare quel che ci pare. Giusto? No, Derek, The Rock. Non dire queste cose, per favore. Possiamo fare quello che ci pare. E ho detto, giochiamo ad altro. Non so a cosa, non so. Un attimo mi è venuto lo sghiribizzo perché sti giorni c'è stata una news di Wolf Among Us 2. Di questo, Vale, mi pare sei tu grande fan di The Wolf Among Us, o sbaglio? Avevi messo tu una notizia da qualche parte, quindi magari sei interessato. Però è solo in inglese, vero? Perché un pochino mi era venuto l'interesse per giocarlo. Horror Moron, ma horror non c'è una sega di horror. Tra poco deve uscire. Non so che cosa sia, ma non avevi messo tu sul gruppo cosa di Wolf Among Us? Vabbè, mi sarò sbagliato. Però il fatto è che è solo in inglese. Lo dovessi giocare per i cazzi miei tranquillamente, però non è. Mettiamo un po' di musica di sottofondo, dai, chill bass di nuovo. Però da fare in live, essendo un'avventura grafica, praticamente tutta in inglese sarebbe un po' un mezzo casino. Mi fa veramente ingrucia l'occhio qua, forse c'ho una ciglia incastrata, conficcata nella retina, non so. Va bene, Cesare, grazie mille. Un impacco con la camomilla e un collirio. Stando al PC tante ore è normale. No, ma no, però grazie del consiglio, giustamente te l'avevo chiesto. Hai fatto la sub, hai scritto per la prima volta e mi hai pure risposto. Grazie mille. Guarda, dopo quasi quasi ti avrei ignorato, cioè perché l'impacco con la camomilla è molto classico, quindi ho detto, ma sì, adesso una volta mi dormo, mi passa. Però quasi quasi dopo, per darti peso, lo faccio. Quasi quasi.
Grazie, player. Ho sputato nell'iPad, che schifo. Fammi pulire. E dicevo, però, ma questa come può essere chill? Ma cambio. Whisky no, l'ho finito, non ce l'ho. Per favore, non erano chill mai queste. Metti dei cucchiaini di tè in frigo e poi mettiteli sugli occhi. Cioè, nel senso, prendo il cucchiaino, ci metto del tè, lo metto in frigo e poi quando mi metto il cucchiaino sull'occhio quando dopo un po'. Cosa faccio? Come fai? Fa male. Il cucchiaino nell'occhio, il dolore è terribile. Studiami sempre il mio esame di giornalismo, sai che sarebbe incredibile. E mi passi il materiale e studiamo insieme per l'esame di giornalismo di Doglia. Impariamo tutti qualcosa di cui non frega un cazzo a nessuno, eh? Visto il giornalismo dei giorni nostri, Doglia, che cazzo studi a fare? Scusa, posso fare anche io il giornalista. Smettila. Metodo classico, fatti un caffè e mettilo negli occhi proprio. Siringa, non penso, no, no. Ma sai che... Avete sparato l'hype train? Chi è stato, bro, che non è uscito niente? Qualcuno che deve ricondividere, forse. Ahia. Eccolo. Era Twig Monster. Grazie. Comunque, parlando di cose un pochino più serie, ma che vogliamo scherzare, le cose serie, ma che ridere. Ogni quanto si carica quel culo di oraculo, 5 minuti mi pare che l'ho messo. Però devi stare pronto, che qui la gente è. Tra l'altro 5 minuti fa, passati adesso, Vale, veloce! Divento la nuova lo-fi girl che studia, sì. Ti passo gli appunti e mi fai le domande. Mi passi qualche appunto, Doglia, passameli su Discord. Stasera voglio fare un po' di... Veramente chill, parliamo dei cazzi, voglio sentire vostre storie, voglio discutere delle vostre storie, voglio prendere più seriamente le persone intorno a me. Vale, non è possibile, purtroppo è incorruttibile. Pur di non giocare con la cacata, certo. Allora, ci fai la camgirl? Non ho la fessa, no, quindi potrei anche provarci, però risulterei una parodia sessista di qualcosa che non sono, dai. Insomma. Valuta degli occhiali da vista con filtro per luce blu. Da quando mi sono fatto le lenti della Hoya, ho risolto notevolmente problemi del genere. Sembrava molto un messaggio di quelli... delle recensioni tarocche... Del cacchio, però io gli occhiali col filtro per la luce blu ce li ho e sono questi qua. Adesso ho una patina di polvere sugli occhiali, in realtà, solo che mi stanno scomodi. Infatti, questo qui è il secondo. Quando ho comprato questi occhiali, pagati una fracassa di soldi, c'era l'offerta 2x1 dove ti davano un secondo occhiale con le lenti base, sempre graduati. E ho preso questi qui, ho preso carini, così. Questi non li ho mai portati, pagati 6.000 euro questi, mai portati, e ho ottenuto sempre questi che sono base. E infatti Stemmer con quegli occhiali lì non ti leggevo mica, incredibile. Ciao Akeinus. Anch'io ho gli occhiali con il filtro antiluce blu, come dice Enrico, ma da quando li ho fatti mi ha cambiato la vita. Quelli quando li ho messi, cioè li ho portati per un po', eh. Ogni tanto me li rimetto così, li tengo per un po', solo che mi danno fastidio perché hanno le astine un po' più spesse e poi vedete che hanno questa forma cioè, tondeggiante rispetto a questi che, no? Un po' di meno. E quando li metto, doppi occhiali, ma ci vedo benissimo così, ragazzi. Vedo nel futuro, vedo. E mi stanno scomodi da bestia. Però
anche qua sul mi toccano il monociglio, mi danno fastidio, quindi è un casino. Dodo scegliato lo scoramento del sole e quelli della luce blu, perché se non una talpa costano un occhio. Ma anch'io quelli lì li ho pagati una, cioè li ho pagati 300 euro, che in realtà per un paio d'occhiali buoni è abbastanza normale come prezzo, però non li metto, quindi sono stato un imbecille. Infatti adesso tra l'altro li devo rifare, che questi qui hanno la montatura tutta graffiata, tutta messa del cacchio, la dovrei rifare, solo che non so che paio di occhiali fare. Intanto grazie a Strufolone Sburrato, grazie per questa resub. E noni questo, li devo rifare, ma non ho la minima idea di che occhiali farmi. Sono andato in un centro commerciale quando era 2 settimane fa, sono passato nel classico, cioè c'era Grand Vision lì, il classico negozio di occhiali. Ne ho guardati un pochino, li ho provati, alla fine ho riprovato questi qui. Mi sono messi lì e ho detto, ah cazzo, belli questi, erano i miei, erano uguali a questi. Insomma, porca miseria, però erano neri, questi qui sono marroni tartarugati, come si dice. Non ve ne fregava un cazzo del mio discorso sugli occhiali, lo so, però figurati, meglio di Telling Lies. Grazie, Frasu! Amici, se rinnovate tutti, facciamo il boom! Nel senso, non so cosa vuol dire, non so che boom possiamo fare, però eccolo Valentino, eccolo. Vediamo. Allora, in un appartamento con due bagni, metteresti la vasca da bagno in uno dei due? Vediamo, oracolo. Non esporti troppo. Io avrei detto di sì. Non esporti troppo, dipende, va interpretato sempre naturalmente. E anche io avrei detto di sì. Poi io ho avuto, questa è una piccola storia, oggi siamo in vena di racconti, è bello parlare, voglio parlare di più con le persone, ragazzi. Non sono più abituato a parlare con le persone, voglio parlare di più. Quando è ormai? 3 anni fa ho rifatto i bagni? Credo di sì, 3 anni fa ho rifatto i bagni. E abbiamo tolto, cioè io ho due bagni, un bagno più piccolino e un bagno più grande, dove prima c'era, nel bagno più piccolo c'era la doccia e basta, il cesso, il bidet, il lavandino, la lavatrice. Nell'altro bagno invece c'era la vasca, il cesso, il bidet, così. Però era più grande. La vasca non l'ho mai usata in vita mia, tranne 2 volte, di cui una non me la ricordo perché ero piccolissimo, ma tipo 1 o 2 anni avrò avuto. Ho la foto mia, grazie Sdunks, ho la foto mia da piccolissimo col pisello di fuori che mi facevo la vasca nel bagno, con la foto tra l'altro con tutti gli schizzi in giro, era una bella foto perché c'era questo effetto di schizzi in giro che e per quel motivo lì mia madre non mi ha mai più fatto fare il bagno nella vasca, perché era un disastro, poi doveva asciugare pure il soffitto, era un casino di merda. Poi la classica foto del bambino nudo, penso che ognuno di voi ha nella sua dispensa delle foto. Mentre poi da più grande, quando mi sono operato ai piedi, che ho tenuto i tutori, mi sono operato i piedi che avevo il tallone valgo, quindi mi sono dovuto operare per mettere delle viti nei talloni, praticamente di fianco, pam, 2 viti nel tallone. Mi sono operato così, avevo la seconda media, mi pare, credo. Non è che me l'ha messa con l'avvitatore, semplicemente mi hanno tagliato con un bisturi così, Vector. Hanno aperto la carne, hanno infilato dentro questo piozzo di non so che materiale, non sapranno. Poi mi hanno preso uno spuntone, hanno ricucito tutto con l'ago e il filo. E così. E è stato dolorosissimo quando l'ho fatto, è stato terrificante, è stato urlato come un pezzo di merda quando mi sono risvegliato dall'anestesia. E quando le ho tolte invece niente, perché poi me l'hanno dovute togliere, poi ho fatto 2 operazioni, una per metterle, poi tipo 2 anni dopo
o un anno dopo, non mi ricordo, per toglierle. Per toglierle non... non mi ha fatto niente, non mi ha fatto. Però per mettere un disastro. Però quando le ho messe, dopo ho dovuto tenere i tutori, questi stivaloni di pasta dura, no? Per... non mi ricordo, un mese, credo, un mese tutto. E per un mese non mi sono potuto lavare i piedi e la metà gamba, praticamente, perché, cioè, come il gesso è, no? E quindi, cioè, ero così. Quindi quando poi me li sono tolti, stranamente non cioè, te dici, un mese senza muori, cioè si crea un'aura e un ecosistema, tutto qua. In realtà non mi ricordo che ci sia stato questo problema di nefandezza, non mi pare ci sia stato, fortunatamente. Sicuramente sarebbe stato meglio lavarli, però forse un pochino li potevo lavare in qualche modo, ma non mi ricordo. Sta di fatto che comunque quando li ho tolto i tutori, finalmente ho detto, ma sai cosa? Voglio fare il bagno, voglio lavarmi come Dio comanda, perché un mese di doccia con il cellophane intorno ai piedi per non farci... voglio farmi un cazzo di bagno. E quello è stata la seconda volta nella mia vita che ho fatto il bagno nella vasca. Adesso ho rifatto i bagni e abbiamo tolto la vasca perché non ce ne facevamo effettivamente un cazzo di niente. Uno spreco d'acqua, una scomodità, ma chi si vuole rilassare? Grazie Triumph. Sempre col pisello di fuori, sì, però non mi hanno fatto nessuno la... non mi hanno fatto la foto. Fortunatamente, sarebbe stato un problema. Adesso ci stiamo conoscendo meglio. Perché sei una pigra bastarda tu, eh? Io sono invece così tanto pigro che neanche il bagno volevo fare. Non ci sono le foto, non è successo, ma guarda, non mi interessa una sega di documentare questa cosa. Penso a farsi la doccia con le Batwoman, non l'ho mai... E mi metto col pisello di fronte alla stufetta, così me lo asciugo bene. Poi un po' faccio un po' anche la chiusa con l'accappatoio, faccio in modo che poi il calore dal pisello viene tutto su e mi scalda tutto quanto, incredibile. Perché ingegneria bisogna studiarla, ragazzi, la fisica, le correnti ascensionali, queste cose qui sono importanti nella vita per fare queste cose. La casa tua è sempre fredda, grazie alla camera. Sì, è vero. Camera mia, soprattutto. Tranne quando ci sei tu, Ramonzo. Non so perché. Quando ci sei tu, siamo in due dentro la stanza, ci si scalda di più. Ma. Prima o poi ti casco, perché? Però vi raccontarci anche come vai di corpo. Io di corpo ci vado regolarissimamente una volta al giorno. Almeno quella fissa. Io la mattina faccio la live, no, mi sveglio, faccio la live, a mezzo all'una stacchiamo dalla live, vado in cucina, mangio, pranzo, e appena finito di pranzare, nel tragitto dalla cucina fino a qui, no, nel tragitto, appena passo di fianco alla porta del bagno, faccio e devo deviare. Devio sempre, devio e vado nel bagno sempre, proprio regolare, regolarissimo. Quando lavoravo invece giù in fabbrica qui, alle 10:15 spaccate, no, ero lì che lavoravo alla fresatrice a controllo numerico, no, lì faccio, guardo i pezzi, no, scatta 10:15, fa... e devo andavo, però siccome sono privilegiato, lavoravo, uscivo dalla fabbrica, andavo non a casa mia ma giù di sotto a casa di mia nonna e le cagavo in bagno.
No, sei puntualissimo, eh. Come la mia aspetta sempre che mi siedo. Quindi, cioè, voi dovete... No, nel water, naturalmente, non è che vado in bagno e le cago sul pavimento, scusami, eh. Perché? Per terra in bagno? No. No, anche perché in bagno da mia nonna ci cagano tutti, quindi tutti quelli della fabbrica, miei parenti, perché ci sono anche i miei non parenti che vanno a cagare nel bagno della fabbrica, magari. Però tipo mio fratello viene su in camera, in casa, in camera no, che ci sono io. E mio zio, mia zia, vanno in bagno da mia nonna, vanno. Però dicevo, ma quindi voi... E fate, cioè, non vi scappa, voi la fate scappare? Perché è curiosa questa cosa, eh? Parliamone, Valentino. Tu no, tu non parlare, parliamone noi altri. Valentino è esente dal discorso, naturalmente. Grazie, Gyro the Hook, che ti sei resubscritto su questo discorso sulle feci. Dicevo, quindi non siete... Non vi scappa la cacca, ma la fate scappare. Quindi vi obbligate ad andare nel water, vi sedete e aspettate lì di avere lo stimolo. Oppure dite, eccola che arriva, e andate in bagno. No, quando dopo voglio fare anche un altro discorso a proposito di bisogni corporali. No, a me scappa sempre. Ma cane, ma tu sei una donna. Non avete tutte quante problemi di stitichezza, voi donne. Non funziona così. Si può fare una cosa del genere? Ma sì, secondo me sì. Non ci vado quando mi scappa. Se no, sto scrivendo un po'... Oh, telling lies? No, adesso. Non ha scuse, faccia cagare. Però quando si parla di merda, tutti a scrivere le proprie... situazioni. Non penso si possa fare controvoglia. No, non è controvoglia. Semplicemente vai lì, sai che più o meno devi farla in quel periodo di tempo, però non c'hai lo stimolo. Vai lì, aspetti un pochino, magari un po', e te lo fai venire lo stimolo. Appena salgo in macchina per andare da qualche parte, subito mi sale lo stimolo. No, a me fuori casa mai, rarissimamente proprio. Tutto l'inglese fa cagare sul discorso sulla cacca, sì. Se ti sforzi troppo senza avere lo stimolo, ti vengono delle emorroidi come... No, vabbè, non è che ti devi stare lì a farti esplodere il culo. Devi un attimo... capisci a me. Non è che devi fartelo esplodere. A me dipende, preventiva, se so che devo uscire di casa... Oppure attendo lo stimolo vero. Vedi bene. Se sono un vero gamer, porto i pannoloni. È giusto. No, infatti, a proposito di veri gamer, quello che volevo dire prima, per la pipì, invece, non so se è un... se c'è un termine, non mi viene. Non so se è una cosa... che mi immagino io o effettivamente è diuretico, ma videogiocare mi fa scappare la pipì più spesso di quando non gioco. Nel senso, quando mi faccio i chiusoni di qualche gioco, quindi sto magari tutto il pomeriggio a giocare, vado in bagno più spesso di quando invece non gioco. C'è una scienza? Mi confermate tutti? Uguale. Sento Moro, tieni la prostata controllata. No, ma quella qui è una cosa poi che da... cioè da sempre, anche da quando sono... più giovane che me ne sono accorto. Cioè io quando gioco, ti metto lì,
in un pomeriggio vado a pisciare tre volte, no? Quando magari invece senza giocare, che sono qui a lavorare, a fare qualcosa o a qui e là, non, no. Oppure no, pensavo che magari non me ne rendo conto. E quando gioco invece me ne rendo conto di più perché interrompo la partita, quindi me ne rendo conto di più, può essere anche quello, Giorni che sto all'università e vado sì o no una volta al bagno. La sera in 2 ore che gioco ci vado 4 volte almeno, vedi? Secondo me questo qui bisognerebbe farci uno studio. Comunque, se trattieni la pipì, la vescica si dilata e poi ti scappa meno. Trucco per le serate alcoliche. Credo che sia veramente un grande errore questo qui. Credo che faccia malissimo ai reni, soprattutto, fare questa cosa, Mustafavio. Quindi non lo consigliamo, soprattutto la serata alcolica, oltretutto, fa male ai reni anche quello. Quindi penso sia da ammazzarsi fare una roba del genere, evitate, va là. Entrò per la PC per noi che... Spero che mi parte su. Che passiamo tanto tempo, è una cosa importante che vogliamo evitare e quindi te ne accorgi, magari appunto, esatto, secondo me è un qualcosa di psicologico. Credo sia un problema psicologico, essendo che quando giochiamo pensiamo al fatto di dover mettere in pausa il gioco per andare in bagno. Ho provato un giorno a contare quante volte andavo in bagno. E alla fine andavo in bagno lo stesso numero di volte. E beh, infatti è quello che ho pensato anche io. Perché no, appunto, sei lì che giochi, magari ti viene lo stimolo, però un attimo aspetti perché devi aspettare di finire una cosa, metti in pausa e poi vai in bagno. E quindi quel momento lì ti si fissa di più nella mente. Mentre quando invece non fai un cazzo, fai altre cose che non ti richiedono un sacrificio, tra virgolette, per andare in bagno, non te ne accorgi. Guarda che a volte la mente spacca la faccia, Io mi sono mezzo rovinato la vescica a forza di fare pipì ad ogni minimo stimolo e sforzare. Anche i medici dicono di trattenerla un po'. Quindi va trattenuta un po'? Sì, se la fai una volta ogni tanto va bene. Io se bevo una birra devo andare in bagno 6 volte. Beh, la birra fa fare la pipì, Ma Doglio, mi hai passato i tuoi appunti studiofoni? Non me li hai passati? Sapevo io. Non vuoi proprio studiare? Ti volevo fare qualche domanda a bruciapelo sul giornalismo. Sì, se no la vescica si abitua a non riempirsi e finisci come me che devo fare la pipì 2 volte di seguito prima di andare a dormire. Che bastarda che sei, veramente. 2 volte prima di andare a dormire, 2 volte prima di uscire, 2 volte prima di fare qualsiasi cosa, guarda. Lì ti premo la panza così. Fatta roba la webcam, non sono stronzo io. Ho acceso la luce dietro. Questa qui, guarda. Che così è brutta, ma così è bella. E fa tutta un'atmosfera molto più carina, È giusto? È giusto? Ferro, hai notato questa... Mi serve una luce qui che mi punta, perché vedi sono... Le occhiaie ce le ho, per carità, però sono proprio... Vedi perché sì? Guarda. Guarda questa piccola lezione di luce. No, è scarica, che figura di merda. No, è scarica. No, ce l'ho scarica. Ma il telefono, questo qui era il faretto, quello piccolino delle palle. Vabbè, volevo farvi vedere che col telefono non fa. Ci vorrebbe un diffusore. Che lezione di luce che ti faccio, Diffusore. Ci metto una luce. Quindi, così, senza luce. Ma non fa un cazzo di luce questo telefonchio. Mi crea tutte delle ombre brutte,
ci vorrebbe una lampada, però qui ci sono delle occhiaie bestiali, no, non è vero, c'ha ragione, non vedo niente, mi fa male agli occhi, mi fa male. Dai, questo faretto, caricati, mordi il fazzoletto, no, che Marco si prende paura. Non ci vedo più, però mi sono rovinato la vista per sempre, adesso non posso più leggervi. Però non mi serve una luce un pochino che mi butta la luce anche da sotto, perché io ho la luce quella del lampadario che è un pochino, cioè, boh, poi c'ho la luce questa qui. Vedi? Di fondo, aspetta. Di fondo. È così molto più morbida. Serve, non serve. Mi servirebbe una lucetta da mettere dal basso, da qui dal basso, solo che è proprio sotto lo schermo, io nello schermo poi non vedo più una sega. Fatemi vedere cosa vi cavate, c'era un oracolo anche. Mustafabio, grazie per la resub. Valek, che chiede all'oracolo, sarò vincente o perdente nei prossimi giorni? Generico così? Smetti subito di seguire e di inseguire. Non lo so se nel senso che ti devi arrendere oppure... Boh. Due LED sulla montatura degli occhiali qui sotto, fantastico. Un illuminante comodo. Allora, parlavate ancora di pipì. Ma tanto il riflesso sugli occhiali, tanto ce l'ho. Va, qui c'ho sta riga che è per forza. Se invece metto una luce anche di qua contrapposta, ce ne ho due e divento cyberpunk. Capito? Qual è il guadagno? Miseria, non si ricarica mai più. Che luce è quella dietro? Guarda, questa è quella che mi ha regalato la Ramonza per il compleanno. Ed è questa luce qui. Capito? Credo di aver rovinato l'obiettivo per sempre, perché sono quelle luci che fanno questo lavoro qui tondo, che si vedono... Ah, era Natale, scusa, il compleanno è tra due settimane. E questo, vedi, fa questo lavoro qui di cerchio, solo che non è come nelle storie di Instagram alla fine. È un po'... A confronto è un pochino più un pacco. Così. Un pochino più un pacco, però non è brutta. Cioè, così, così non è male. No, non è male. Ora, cosa facciamo al tuo compleanno? Cosa facciamo al mio compleanno? Io... In mente ce l'ho da fare il mio compleanno, ma mica lo so. Non sono proprio convinto, eh. Faccio 30 anni quest'anno, ragazzi. Faccio i 30. E che faccio? Una live di cucina e si fa la torta di comple. Ci avevo pensato, sarebbe stato molto carino farlo, però no, perché è mercoledì e c'ho gente in casa, quindi non posso fare i grandi ravani, quindi non... No. Però la torta me la fa mia mamma. Mi fa una torta mimosa, la mia torta prefe. Buonissima, ragazzi. Quanto è buona la torta mimosa. Da 1 a 10. E perché proprio 10? Notte target. Che torta è la mimosa? Dai. Che vuol dire dai? Cheer. È la torta più buona che c'è, la torta mimosa. Porca miseria. Che sarebbe con... Non lo so se... Di base ci va la frutta. Credo di no, ci va solo la bagna, forse. Però è una torta
con la crema, cioè il pan di Spagna con la crema e poi sopra tutto il pan di Spagna sbriciolato per fare l'effetto della mimosa, no? E in più mia mamma in mezzo alla crema ci mette anche o le fragole oppure le pesche sciroppate. Questa volta gli ho detto falla con le pesche sciroppate, che va bene, mi piacciono. Ed è incredibile. La torta dei bambini. Ma le torte per chi cazzo sono, scusami? Sono fatte per i bambini perché i bambini mangiano le cose dolci da pezzi di merda. La torta è da pezzi di merda, ed è buona. Quando sarà il compleanno? Il 23 febbraio. E probabilmente, come tra l'altro ne discutevo anche con gli altri sti giorni, perché sarà veramente un... Stai zitta, Ramonza! Le torte di cioccolato che ti addensano... È buonissima la Sacher, però. Effettivamente molto buona, perché è una torta al cioccolato, ma c'è quel piccolo strato di marmellata che ti sgrassa tutto. È incredibile anche la torta Sacher, però la mimosa è più buona. Mi spiace. Buonissima però la Sacher. Però le torte al cioccolato, quelle brutte, cos'è, tipo la foresta nera, che è cioccolato panna, è terribile. È buonissima la Sacher, però la foresta nera fa schifo. Cioè è cioccolato e panna, mettimi un spalmami dello stucco in bocca e siamo a posto. No, la Sacher non è uguale alla foresta nera. La Sacher è torta al cioccolato, cioè cioccolato e torta al cioccolato con la marmellata di albicocche e glassata fuori al cioccolato. Però c'è la marmellata di albicocche che cambia tutto, Mentre la torta alla foresta nera invece c'ha è cioccolato e panna. Ma come cazzo fai a mangiare cioccolato e panna? Cioè si fa in realtà, però nella Sacher è tutto troppo. Cioè ti fa un... Cioè arriva un imbianchino, prende una spatola e ti stucca tutta la bocca, ti stucca. Nella Sacher c'è la marmellata, nella foresta nera no, c'è la panna. Ma è buona la panna, però cazzo, pensa a morire la millefoglie. La millefoglie è buona, però a me sta sulle palle, perché la millefoglie è quella fatta con gli strati di, come si chiama, la pasta sfoglia, però quella croccante, che però quando la vai a mangiare e al cucchiaio la vai a mangiare e fai e si sfonda tutta e devi raccogliere tutto, che è una rottura di coglioni, basta, però si sfondano tutto. No, deve essere, io devo mettere il cucchiaio e deve perfettamente seguire il mio cucchiaio il taglio, e poi quando la tiro su deve tirarsi su e rimanere proprio il pezzetto che ho taglio, di metterla in bocca, fare se è fatta bene non si sfonda, se anche se è fatta piuttosto, cioè perché fare la mille foglie di merda quando esiste il diplomatico? Lo sapete cos'è il diplomatico? Non so se è una cosa solo di cui non penso. Il diplomatico è una specie di mille foglie, però rimane un pochino più morbido, più compatto, ti vendono questi quadrati di diplomatico. E da piccolo io ne andavo matto, poi mi sono un po' rotto i coglioni anche di quello in realtà, però era già meglio. È fatta con, c'è la panna in mezzo, che no, credo sia crema chantilly. La chantilly è quella con la panna, mi pare, no? L'alkermes, tutte le robe buone. Io da piccola volevo sempre i cigni di panna. Che stronza, che vedi che non capisci niente tu, Cri, Tutte le cose che ti stuccano il palato, tutto quanto. Veramente è come limonare con uno che ha appena mangiato un chilo di gesso. È come mangiare del gesso, ecco, porca miseria.
Crema diplomatica, appunto, un mix di crema chantilly, panna zucchero e pasticcera. Ah, vedi? Quindi è una chantilly chantillata. Una crema chantillata, ma non chantilly un po'. Ma perché quando farsi una torta quando esiste il tiramisù? Ma vale! Ma perché farsi il tiramisù quando puoi farti solo la crema del del tiramisù? Eh? Cioè, allora, parliamo seriamente. Del tiramisù. Quanti di voi scarterebbero i biscotti pucciati nel caffè e mangerebbero la crema al mascarpone e basta? Eh? Cioè, facciamo i seri. Cioè, buono il tiramisù, con quel checché del biscotto, del savoiardo inzuppato nel caffè. Cioè, è buono, però, cioè, già che lo sto facendo, già che ho tutta la crema lì pronta, ma banculo i biscotti e mi metto a zicare a cucchiaiate la crema, no? Come no, dai. La mia pare forse la torta polenta. Cos'è la torta polenta? Il caffè e il cacao fanno sì che la crema non nausi. È vero. È vero. Però mi basta, mi va bene. Cioè io mi mangio due cucchiaiate giganti di crema di tiramisù e sono a posto. Non devo fare questo gesto forse, ma vabbè, ormai l'ho fatto. No, non è vero. Allora, no. Tra l'altro, poi ho vissuto tanti tiramisù nella mia vita. Ne ho vissuti molti. Allora, il tiramisù... Cioè, mia mamma... Non l'ha mai chiamato tiramisù, effettivamente. Però lei faceva il dolce al mascarpone. Ha sempre fatto il dolce al mascarpone ed era... gli Osvego, i biscotti quelli secchi, proprio quelli della pubblicità, quelli quadrati, i biscotti secchi, quelli quadrati, gli Osvego, lo strato di Osvego sotto pucciati di caffè e poi sopra così, cioè nella teglia così sopra di crema di mascarpone e sopra tutte le scaglie di cioccolato fondente. Quindi non era effettivamente un tiramisù, perché c'erano gli Osvego, non era fatto a strati, quindi era un po' fake. Però era spettacolare, era spettacolare. Rimaneva quella pappetta sotto che odiavo, ma è per quello che mi piaceva la crema di mascarpone, perché effettivamente poi quando arrivavi in fondo nel biscotto che era la pappetta, dicevo, per fortuna che c'è tutta quella roba buona. Dopo poi ho iniziato a farli anche con i pavesini. Mia mamma non l'ha mai fatto a strati, però, il tiramisù. Quindi non so. Però con i pavesini, comunque, spacca la faccia. Meglio dei savoiardi, ragazzi. Tenerina con crema di mascarpone. Beh, buona, Meglio i pavesini dei savoiardi. Cazzi, Ragazzi. Scherziamo? Era una tiramisù cheesecake, più o meno. Cioè, la forma, sì, più o meno era quella. Cioè, sono più buoni con i pavesini. Perché, allora, il problema è che con i savoiardi sono grossi così, i savoiardi. Li metti dentro, sono giganteschi, sono... Ti occupano tutto, ci sta poca crema. Con i pavesini ci sta molta più crema. Comunque c'è un oracolo, l'ho visto. Doglia, che chiede... I pavesini sono meglio dei savoiardi nel tiramisù? La fretta nuoce gravemente alla salute. Non c'entra assolutamente niente questa risposta, effettivamente, però... Sono buoni i savoiardi, però con i pavesini è molto meglio. Eh.
ci sta a Vector a confronto che con i pavesini sono sottili, non ne fai gli strati e ci metti la crema a bestia. Invece il savoiardo è spesso come tre pavesini, No, Vale, non so cosa siano gli ossi di cane. Presumo non siano ossi di cane. In un ristorante ho mangiato come dessert un tiramisù al limoncello al posto del caffè. Ed era una cosa incredibile, meglio dell'originale wow. Quindi erano imbevuti nel limoncello, storia. Buono. Può essere buono, effettivamente. Vuoi che veramente puoi farlo come cazzo ti pare, puoi pucciarci anche le balle nel... Buonissime, tra l'altro. Le balle. La crema sarà la stessa, solo che ti uscirà un tiramisù più alto. No. Perché io il vassoio quello, c'ho. Io il vassoio, vado a riempire il vassoio. Non è che se c'ho i savoiardi vado sopra il vassoio. Il salame di cioccolato, anche quello fa mia mamma. Molto buono, molto buono. Però anche quello lì ne mangi una fetta e dici basta, perché... sento già la fatica nel corpo. Sono veneto, mi sto un po' offendendo. Il tiramisù si mangia originale. Ma che me ne futta a me? Io lo mangio con i piedi, lo mangio, Per favore. Ma tu non sei bravo con i dolci? No. Cioè, non lo so, magari sì, non mi sono mai messo a farli dolci. Mi piace più mangiare. Non mi piace neanche troppo mangiarli in realtà i dolci. Sono molto meglio con il resto. Sì, radioattivo, sì. Il tiramisù lo facciamo abbastanza bene comunque. È facilissimo da fare il tiramisù, è veramente una cazzata. L'ho sbagliato solo una volta perché ero un coglione, ma va bene. Cioè, ho sbagliato, ero sovrappensiero, ho montato gli albumi a neve. Li ho messi insieme alla crema di mascarpone tutto e gli ho ridato col mini pimer per rimontarli. In realtà ho detto no, ho sbagliato. Ormai era troppo tardi, era tutto liquido. Io adesso vado al lavoro, rubo tutto il tiramisù che hanno in frigo. Cane, dai. Che poi dopo fallimentano. Le torte gelato non sono la vita, no. Gelato no. Ma di dove sei? Sono di Fermignano, che è praticamente un paesino attaccato a Urbino, nelle Marche. Allora, possiamo cambiare argomento che mi sta venendo troppa fame? No. No, Doglia, non possiamo assolutamente, anzi. Cioè, se vuoi possiamo ritornare... Siamo partiti a parlare... Cioè, siamo arrivati a questo discorso partendo dalle feci, comunque, vi ricordo. Quindi, da come caghiamo, quindi. E il Kaiser... Ricetta austriaca che è una frittata dolce frantumata da mangiare con marmellata e Nutella. Sembra terribile da come l'hai descritto. Cioè, non di gusto, ma da vedere. Cioè, mi hai descritto uno che gli è caduta la frittata, si è sbudellata tutta, l'ha rimessa nel piatto, ha detto un cucchiaio di Nutella, uno di marmellata, ha mischiato tutto e ha detto vabbè, questa merda, tieni. Moro, il tuo biscotto preferito? I galletti, ragazzi. No, non ho un biscotto preferito in realtà, però dipende dall'utilizzo che ne hai da fare. Perché allora, mangiato così, nessun biscotto praticamente, tranne i cuor di mela. I cuor di mela sono da mangiare così e basta, sono incredibili, sono fenomenali. Mentre pucciati nel latte... o i pandistelle o le gocciole del latte, pucciati invece nel tè, i galletti
I galletti sono fenomenali, ragazzi. Nel tè solo i galletti. I galletti sono fuori di testa, ragazzi. E tenerezza al limone del mulino bianco, best biscotto da mangiare da soli. No, sono più buoni gli altri. Come i cuor di mele ai 60 anni? A cane, solo perché in Giappone le mele non ce le avete. Eh? Ma gli Orochok non sono un biscotto biscotto. Hanno il biscotto, ma sono degli snack. Stai usando Streambits? Mi sembra di riconoscere alcune tracce. No, sto usando Pretzel Rock. Adesso andiamo a fare le... Come si chiamano? Le... No, quando... Ah, questo. Tier S. Tier F. Tier Dick, come si chiamano quelle cose lì? Sono vecchio, non mi ricordo. Le tier list, tier. Che ridere. Però non era tier list il sito, c'era l'altro che era meglio. Qual era il sito? Tier Maker era. Thanks. Senti che musica molto. Come si cerca? Biscotti. No, che ti impappetta. Vai a cagare. Valentino, hai rovinato tutto, eh? Allora, biscotti tier list. Vedere qui cosa c'è. Ce ne sono 5 qui, ne fanno cagare tutti. Aspetta, fatemi vedere che... No, questi qui sono i biscotti, quelli da... che compra mia mamma. Io ho il cassetto dei cibi, tipo biscotti, cereali, gallette, robe così. Ci sono tutti i biscotti di mia mamma. Che Croce, sono com'è tutti... buono là! No, Valentino! Non ti cago. Sono tutti i biscotti di mia mamma, che sono tipo i biscotti integrali, i biscotti in fibra di carbonio, i biscotti ripassati in padella, i biscotti super secchi di fibra crusca. Tutte le robe quelle, no, secche da diete, robe mie. Sanno tutti di cartoncino, sanno tutti di cartoncino, tutti. E tanto arriva e fa, prova quelli lì, prova. Sono questi biscotti ai 73 cereali, questi dischetti con in mezzo qualche frutta secca. Te lo mangi, fai e senti tutta l'aridità nel corpo che fai. E si inizia a sputare sabbia. Poi, boh, l'aridità nella bocca. Incredibile. Allora, fatemi vedere qui i biscotti. Croce, Biscotti. com'è buono lei! Chi è? Salsa di soia che la regala a biscotto triste, giustamente. Allora, vediamo questa tier list. Fatemi vedere di fare. Allora, come posso... Di che fare? Posso di che fare? Così. Di pubblicità, sto sito è terrificante. Sì, facciamo. Fatemi fare il change. Non c'è un oracolo.
aspettate. Metto qua. Pappappero. Pappappa. Fatemi guardare dal verso giusto, per favore. Toh. Allora. No, i Togo infatti sono i... Fai Togo, vabbè. Fatemi fare l'oracolo prima, aspettate. Io ho sbattuto. Goranash che chiede: oracolo, la mia ragazza mi ha tradito e mi ha chiesto di perdonarla e che non lo farà più. Devo crederla? No. Se spezzi le catene, tutto fluirà con disinvoltura. Vuol dire che mandala a Angulo, per favore, eh? Per cortesia. Dai. Allora. Vediamo un po'. Allora. Partiamo su qui, me li mette come primi. Naturalmente. Non mi prende il cursore, aspetta, fatemi... C'è cattura il cursore, ma... Faccio così. Ah, ecco, adesso sì. Perché non avevo catturato la finestra, si vede. Allora. Galletti. Naturalmente vanno su S. Cioè... Allora, tanto aspettate che posso anche zoomare un pochino, così posso ridimensionarla un po' meglio, sta finestra delle palle, che mi dà un fastidio bestiale. Dicevamo, i galletti S, per il motivo del pucciamento di biscotto. Ma la musica... Perché c'era tutto questo vuoto alla fine della musica? Vabbè. S per il motivo del pucciamento nel del tè. Campagnole. Le campagnole... Ma quanto è tutto piccolo, eh? Le campagnole sono quelli di grano più... Sono più ruvidi, no? No, non mi... Ci sono poche categorie, però, eh? Potrebbero aggiungere, si potrebbero in teoria, però campagnole, borderline, ma per mio gusto non sono male, però non li mangio, quindi i nascondini secondo me sono una scammata terribile. I nascondini sono, cioè non fan cagare, però sono una scammata, sono la roba della Milka tutta in dimenticami, per favore, terrificante, tutte le cose della Milka tranne la cioccolata, quella con le bolle dentro, che quella lì è un po' ludica, simpatica. Nascondini buoni col caffè. No, sono una scammata. Questi, i cioccograno, sono abbastanza nuovi, ma io vi giuro, mi sono scordato questi, di questi prima. Io vi giuro che con il latte... freddo, io li mangio con il latte freddo i biscotti, non prendo mai il latte caldo, comunque con il latte questi sono quasi meglio dei galletti con il tè, anzi sono meglio dei galletti con il tè i cioccograno nel latte, sono incredibili, sono, perché, vi spiego perché si imbombano tantissimo di latte, assorbono un botto di latte, ma non diventano molli. Non diventano molli. Assorbono tutto il latte, sono porosi, assorbono tutto il latte, ma non diventano subito molli. Sono incredibili. E sono veramente fenomenali. Consigliati. Cubico. Ricordo che stiamo preferendo una tier list di biscotti a proposito di Telling Lies. Comunque Grisby al limone è meglio di tutto. No. Pan di stelle.
di stelle pure, li mettiamo in S, perché dai. Ah, tra l'altro bravi che hanno fatto la tier list, vedi? Strepitosi perché è S, appetibili perché ha B, C, D. Bravi questi qui che hanno fatto la tier list. Gocciole Extreme Dark. C. Le gocciole, quelle normali, S. Quelle normali, S. Quelle al cocco, anche. Ma tutte le altre, via. Via. Fan cagare, ragazzi. Le gocciole sono buone perché c'è quel... Se mi fai tutto cioccolato, allora dammi... Prendo il cacao amaro in polvere, prendo un cucchiaio e me lo spacco dentro le pupille. Le gocciole al cocco ci sono buonissime, tra l'altro. No, le extra dark mettetevele nel deretano. E i pandistelle che sono? I pandistelle mica c'hanno le gocciole di cioccolato. Sono di cacao, punto. Questi qui non hanno senso, non hanno. Mi mangio i pandistelle se voglio qualcosa al cacao. E... doglia, sì! Poi, i Grisby... I Grisby sono tanto... Fan cagare, ragazzi, i Grisby. Però li mettiamo su borderline, perché fanno cagare i Grisby. Però sono quella merda che devi prendere per forza e mangiarli. Tipo quando vai all'autogrill. Allora, i Grisby sono i biscotti da autogrill. Sono i biscotti da autogrill, i Grisby. Li prendi all'autogrill e li mangi durante il viaggio. Però fanno cagare. Cioè, non sono buoni i Grisby. Chi dice che sono buoni i Grisby lo dice per sentito dire. Non esiste. Sono buoni. Non è vero che sono buoni. Sono. Però li mangi comunque perché sono i Grisby, capito? Poi abbiamo gli abbracci. Gli abbracci, cioè, non sono cattivi, però sono quel biscotto che... Perché lo dovrei comprare? Cioè, perché dovrei comprare gli abbracci? Cioè, con tutto il reparto biscottifero del supermercato, perché cazzo dovrei comprarmi gli abbracci? Datemi un motivo per cui dovrei comprarmi gli abbracci. Sono così enormi gli abbracci. Perché li compri per console? Ma come li stai mangiando adesso? Ma starei mangiando quelli, tra l'altro, dell'Eurospin, che sapranno di unghie dei piedi, tu, probabilmente. No, ragazzi, non fatevi di copium così pesantemente, dai, su. Poi i ritornelli non li conosco, non so della consistenza, li mettiamo qua insieme alle campagnole che non li conosco bene. Comunque, poi abbiamo, non si può, Kibiko, stai zitto, non fare le robe, per favore. Abbiamo i cerealè, ragazzi. Ditemi voi, cerealè, ragazzi, cerealè. Ancora non abbiamo messo niente su A, comunque. I cerealè, ragazzi, i cereali sono della Kinder, sono delle barrette di cereali con un po' di cioccolato, mi pare. I cereali fanno schifo al cazzo, ragazzi, sono terrificanti, sono. Fanno schifo. Sono duri, ti rompono i denti. Ciao, amici di Tarlo! Cioè, a parte che non è un biscotto. Sì, no, è un biscotto, sono biscottosi. Ciao, belli! Ciao Tarlo, grazie per il raidone.
Abbiamo parlato di feci, di come faccia la cacca, di come faccia la pipì. Poi siamo passati al cibo e adesso stiamo facendo la tier list dei biscotti. Per chi fosse interessato. Stiamo un po' litigando, perché quando si parla di queste cose... Comunque i cereali fanno cagare, sono... c'è la confezione, la apri, ci sono questi pacchettini, volevano fare un pochino gli Oro Choc, volevano fare loro, no? Volevano fare tipo gli Oro Choc, questi pacchetti inconfezionati da due, e io mi dico, ma chi a parte chi ha inventato gli Oro Choc è un gran coglione pezzo di merda. Con tutto rispetto, però mi fai i pacchettini da due, ne voglio mangiare una valanga, ma vabbè. Mi fanno così, impacchettati da due, sono due biscottini di palle... Li mangi, sembrano i biscotti di mia mamma fatti di grano saracinesco. C'è un oracolo. Andiamo a vedere. C'è Sediasdario che chiede: domani sera un mio amico bastardo reclamerà il possesso di un vicolo? Allontanati. Forse l'ha preso come... Sei pazzo? Allontanati. L'oracolo ha avuto paura, forse. Hai capito? Da adulta che gli Oro Choc erano gli Oro Saliva normali con la cioccolata sopra. E infatti sì. Lasciamo stare qua le confezioni di biscotti uno per uno. In Giappone sono dei bastardi di merda. Tutto confezionato uno per uno. Ma andatene a fangulo, andatevene. Vabbè, comunque, c'era le fan schifo. Evitateli, sono terrificanti. Un'inculata terribile. Nutella Biscuits. Che sono andati, io ricordo, sono usciti, sono andati a Ruba, li hanno comprati tutti. Adesso non... Probabilmente ancora c'è chi se li caga, solo che sono... Cioè, sono buonissimi, li mettiamo su appetibili. Perché sono buonissimi, ma sono da evitare. Perché veramente t'ammazzano, cioè sono... Sono pericolosi, sono i Nutella Biscuits. Sono... Ti uccidono. Ora, motivami i galletti tier S. I galletti, come dicevo prima, magari sei arrivato con il raid di Tarlo. I galletti... Grazie, dottor Cisafrulli. I galletti sono il best biscotto da pucciare nel tè. Per questo. Penso che gli Oro Saliva li odiavo, poi però gli Oro Choc li mangiavo staccando il cioccolato e poi mangiavo, che bastardo, sei proprio una stronza del cazzo tu Cri, fatelo dire, sei una stronza, sei quella che dice che schifo quella cosa, non la mangio, poi te la nascondono da qualche parte, la mangi, dico buonissimo, quella sei, che cazzo ridi, sei quella. Io quella cosa lì non la mangio. Poi te la nascondo in mezzo alla torta Sacher e subito. Che schifo la torta salmonata. In mezzo alla fettazza di torta Sacher la mangi. Buonissimo. Guarda, sei quella tu, Sei quella. Ecco. Allora, Ringo, questi qui sono quelli alla vaniglia. E li mettiamo insieme ai Nutella Biscuits. Quelli alla vaniglia. Quelli al cacao li mettiamo C. Anzi, i Ringo al cacao fanno cagare. I Ringo alla vaniglia sono buoni, sono. Quelli al... Cioè, quelli che mangiano i Ringo al cacao... Vuol dire che non hanno le più le gli si sono rovinate le papille gustative. No, non ho niente contro il cacao. Anche se ho messo sia i Ringo al cacao che le gocciole Extreme Dark su C. Vabbè, cioè, le padistella sono qua su, sono. No, sono, fanno cacare. Sono quelli alla vaniglia, sono incredibili, sono. Sanno di chimico comunque, però sono buoni. Mikado li mettiamo qui, non per... sono buonissimi Mikado, ma che cazzo c'entrano con i biscotti Mikado? Non so biscotti, li mettiamo lì per fastidio li mettiamo lì, perché non c'entrano niente. L'Oro Saliva classico,
lo mettiamo qua su borderline perché è normale. No, non se lo mettiamo, cioè lo mettiamo qua perché no, cioè non serve un cazzo, non se, cioè nessuno mangia gli Orosaiva. Gli Orosaiva li usi per fare qualcosa. Gli Orosaiva, non è che li mangi pucciati nel latte o robe così. Ci sono i galletti da pucciare nel tè, perché devo usare gli Orosaiva? Sono semplici, non mi serve niente, non mi servono. Gli Oreo li mettiamo... Cioè, se ci fosse qualcosa di più in basso, li metterei ancora più sotto. Anche questi, gli Oreo, anche quelli classici, sono... Io penso che gli Oreo... Mamma mia! Gli Oreo sono terrifici. Come fate a mangiare gli Oreo? Che gli Oreo sanno di... chilogrammo sanno. No, a canne, per favore. Gli Oreo sanno di chilogrammo. Cioè, noi abbiamo tanto bene i Ringo. Perché cazzo dobbiamo andare a mangiare gli Oreo con quel dischetto nero che sa di carbone? Non è vero, però sa di... Non è... Non so, buoni, dai. Per favore. Sanno di tonnellaggine, sanno. Sono di sigaretta spenta. Loro prendono, vanno in giro per i locali. Adesso una volta lo facevano, adesso non lo fanno più, devono fumare le sigarette loro. Però andavano, quando si poteva fumare dentro i locali, loro andavano dentro, prendevano tutti i posacenere, li svuotavano dentro il loro sacchetto, i dipendenti dell'Oreo, e li mettevano tutti dentro il sacchetto. Poi andavano in fabbrica, prendevano questo sacchettone pieno di cenere, li mettevano in questi stampi a pressione, facevano questi dischetti di cenere compressata ed erano i biscotti degli Oreo. Facevano così, facevano, mischiati con un pelo di farina giusto per dare il... E nella stessa fabbrica facevano anche i dischetti da hockey. Ragazzi, così è. È inutile che cercate di... non li mangiate neanche voi gli Oreo. Cioè, allora, se veramente vi piacciono, cioè, millantate così tanto gli Oreo, mi mandate una storia su Instagram, mi taggate su Instagram con una storia dove fate vedere che avete un Oreo in mano. Ci dovete essere anche voi, perché sennò non vale, sennò potrebbe essere qualsiasi cosa. Fate vedere voi che mangiate un Oreo, felici. Instagram, che cazzo, peggio per te vuol dire che non esisti, Stemmer. Poi dopo degli Oreo ci sono tutte le al gusto di puzza di piedi, al gusto di dentifricio marrone, al gusto di batteria delle ciclette, al gusto di mollette per stendere i panni. Un sacco di gusti ci sono, ma non... Mamma mia, per favore. Che felice, non ci riesco, vedi? Dov'è? Una Games Week li aveva mangiati gli Oreo quelli alla menta. Ed era veramente come mangiare del dentifricio racchiuso in due dischetti di pasta pene. Proprio, non era terrificanti. No, Akane, non hai le palle gustative, per favore. Comunque, i Togo li trattiamo come i Mikado. Perché non è un biscotto il Togo, è uno snack. Anche se è molto più biscotto di un Mikado, perché lo mangi come un biscotto. Quindi lo mettiamo almeno su borderline. Dai. Altrimenti esse... Beh, sono buoni i Togo, Però lo mettiamo qua perché non è il classic biscotto. Questi cosa sono? I Choco Sticks!
E Choco Stick sono i pezzotti dei Togo, vabbè, ma non. Ma lascialo qui, per favore. Ma chi è? Non lo conosco. I Choco Sticks. Grazie, Silvio. Poi, allora, il gran cereale. Guarda, lo metto su C, giusto per non fare un dispetto a mia mamma. Bene, così. Poi ci sono questi. Questi che cazzo sono? Che sono tipo, cosa sono? I baci di dama, tipo. Ma non hanno una confezione, niente. Cos'è? Non, dove. Come si. Però i baci di dama sono buoni, sono. Cioè, sono gli scorreggiotti alla fine, quelli che ci portava Alec in gioco a coso. Però sono un po' diversi. Gli scorreggiotti erano più cioccolatosi. Però sono buoni questi. Li mettiamo su appetibili. Fammi vedere. Oggi quanti oraculi volete fare? Oggi al lavoro verrà tanta gente, per favore dimmi di no. Resta in sintonia con la semplicità. Va bene, cane, va bene. Io li metterei come snack. Beh, sicuramente sono difficili da pucciare, però va bene, biscotti anche, cioè alla fine anche gli Oreo di Nutella Biscuits e Ringo sono così. Poi abbiamo le macine. Allora, le macine effettivamente sono quel biscotto normi come gli abbracci, però sono incredibili. Cioè, le macine, a giudicarle così, dici, sì, le macine sono monocromatiche, sono. Però, ragazzi, hanno un sapore nel latte. Sono incredibili. Le mettiamo almeno inappetibili, li mettiamo. In esse no, però sono buonissime le macine. Sono proprio quella cosa che dall'aspetto non è intrigante, ma poi ci esci un po' fuori a cena, e ti ci affezioni, ti capisci, no? La conosci a fondo e ti ci innamori poi. Dici, ah, vedi, sono proprio contento di averti conosciuta. E fai le macine. I baiocchi sempre in A. Anche se sono più buoni dei. O scagliamo tutto di uno. No, dai, mettiamo qua, però li mettiamo in C. No, li mettiamo proprio primi perché sono meglio. Sono meglio di tutti gli altri. Non li metto in S. Però quasi, quasi quasi, proprio al pelo, al pelo. No, non li metto in S. Però proprio, No, ragazzi. Che cazzo sono questi? I batticuori? Che cazzo sono i batticuori? Che cazzo sono le tortorelle? Sono i pandistelle per gli sfigati, sono bianchi, pandistelle bianche. Ma che è? Perché? Biscotti a forma di cuore al cioccolato. Non li conosco, anche le tortorelle. Che cazzo sono le tortorelle? Via. Comunque, poi ci sono i biscotti Plasmon. I biscotti Plasmon sono però buoni. Allora, è vero che sono il biscotto quello per i neonati che lo fa, però in realtà sono buoni. Sanno un po' di cartoncino, però li mangi e dici, cazzo, però sai che questi infanti ne capiscono proprio un botto? Però non è che li vai a mangiare, quindi li metterei in borderline. Sono il cartone di cui vorrei via. Esatto. S adesso no. S, dai. Vuoi sapere cosa sono le tortorelle? Sono i galletti un po' più pastosi con gli uccelli di zucchero sopra. Fine. Quindi non sono i galletti. I galletti spaccano. Non sono pastosi.
Guarda che i bambini sono proprio critici culinari. Sì. I cuor di mela S. Come dicevo prima, i cuor di mela sono il miglior biscotto da mangiare da solo. È proprio quel biscotto che te apri il pacco e te lo finisci proprio così come fossero popcorn. Punto. Cioè, sono incredibili. Io penso che chi ha inventato i cuor di mela... Cioè, come ha fatto? Una cosa talmente incredibile. Cane, guarda che per favore tu oggi sei a rischio, eh? Sei una certa età cosa? Perché? Eh? Perché le mele le mangiano i vecchi? Sono buone le mele. Come che sono i cuor di mela? Sono questi biscotti con dentro una confettura di mela, tipo. Una specie di confettura di mela, una mela cotta, non lo so. Però, che rimane morbida, però. Cioè, tu li mangi, rimangono morbidi i cuor di mela. E quindi sono buoni da mangiare così. Che mela? Come? Come dai 30 anni solo mele? Io tra due settimane vado di mele e basta. Perché raggiungo, io li mangio da una vita i cuor di mela. Che tra l'altro i cuor di mela, sbaglio o hanno fatto la confezione più piccola? Forse perché la gente si ammazzava di cuor di mela, quindi hanno fatto la confezione un pelo più piccola e ce l'hanno fatta più stretta e lunga. Perché hanno visto la gente che si ammazzava mangiando i pacchi interi. No, guarda, facciamo i pacchi un po' più piccoli, che sennò la gente muore di cuor di mela e non va bene. Vabbè, poi queste che cazzo sono? Sono le gocciole in mezzo alle extreme dark e quelle normali, cosa cambia? Sono le gocce più grosse? Cosa sono queste? Non le ho mai viste, non le ho. Non le conosco mica. Alla nocciola. Quelle... No, non sono quelle piccole. Ma le mettiamo qua, perché le gocciole, quelle classiche, punto, basta. Vai via. Penso di sì, Son of Ghost, ma non me li ricordo adesso. Le gocciole devono essere quelle normali. Ah, quelle espresso, quelle al caffè. No, no, no. Le gocciole, quelle normali sono. Vi basta. Qui abbiamo... Non ho idea di cosa siano, quindi le lasciamo qua. I tarallucci, anche questi sono buoni, però... Cioè, dovrebbero fare l'effetto macine, i tarallucci, ma non ce la fanno. No, che tarallucci ha? Diciamo, borderline proprio regalato, potrebbe essere su C. I tarallucci sono le macine, ma sfigati proprio. Non... Cioè, non le compri, cioè vedi tutto il dipartimento del biscotto al supermercato e vedi i tarallucci. Cioè, non è che ti fermi e pensi, cazzo, forse dovrei comprare... No, li passi e vai a quelli buoni, non vai... Non te ne frega un cazzo dei tarallucci. Cioè, passi, guardi, vai via, non... Sono come le penne lisce, no, neanche. Cioè, penne lisce ti incazzi quando le vedi. Questo qui semplicemente le ignori. Te ne frega niente. Cioè, se te li butta, se ti arriva... Tu sei lì a far colazione con la tua tazza di latte, arriva uno di corsa, ti butta un taralluccio nel latte, lo mangi, vabbè, è buono, però non lo compreresti mai. Dici, vabbè, è buttato questo taralluccio, lo mangio, però se puoi evitare di... Correre in casa mia, non ti conosco neanche, corri in casa mia e mi butti i tarallucci dentro la tazza di latte, però per favore se puoi allontanarti, cazzo, stavo facendo colazione io con i miei cioccograno, cazzo, e cioè, no, arriva questo qui, chi è? Chiamo la polizia.
Poi, in misura, per favore, li metto qua sempre per non far dispetto a mia mamma, eh. In misura, quelli che ti fanno cagare perché pieni di fibre. Fan cagare nel senso che fan cagare. Spicchi di sole, ma che cazzo sono? A forma di brioche. Ma dai, Son of Ghost, potevi dirmelo, ti passavo il link affiliato. Non lo so, non li conosco. I pavesini... i pavesini è difficile collocarli, perché... non sono dei... cioè, non li categorizzo come veri biscotti, anche i pavesini, io. Sono buonissimi, ma non li categorizzo come vero biscotto. Vediamo. Vediamo questo oracolo. Ma ai biscotti piace Morelli? Gioca più in fretta. Oggi si vede che c'è un po' di... è un po' sonno l'oracolo, ragazzi, se... mi date un po' fastidio, anche se smettete, perché... pavesini amari come il veleno. Che cazzo di pavesini hai mangiato? Che c'è solo lo zucchero sopra. Che pavesini hai mangiato che sono amari? Cioè, te li hanno conditi, pucciati nel cianuro? Manu, stai attento. Grazie, morbidone. No, i pavesini sono buoni anche da mangiare così, perché te li metti in bocca e scompaiono, dice. Come comparsi? Quest'anno, cosa sono gli Atena? Non li conosco. Comunque, i pavesini, se vogliamo categorizzarli, metterei A. Mettiamo A. Gran cereale. Allora, il gran cereale, per quanto, sempre per non fare un dispetto a mia mamma, lo metterei qua, però lo mettiamo borderline, perché il gran cereale è buono, effettivamente. S addirittura. Dai, allora, non S, però secondo me, anche secondo me, il gran cereale... almeno in A ci va. Il gran cereale effettivamente è buono. Torna sui biscotti. Che cazzo sono i biscotti alla marena? Questi sono alla marena. Ma chi se ne frega, non li ho mai mangiati, non te lo so dire. Questo fa vedere che sei quasi a tre con i gran cereale. Ma sono buoni i gran cereale, però. Questi fan cagare. Questo qui, il gran cereale classico, questo qua. Quelli che non... ah no, ma questo qui è quello nel tubo, questo. Questo è il classico. Questo che cazzo è? Switchiamo. Questo sembrava un pacco di... ma è quello nel tubo. È un tubo solo che è più zoomato. In realtà sono più buoni di quelli. Il classico... questo qui cos'è? Questo è sempre il tubo. Però cos'è? È cioccolata, eh? Con il tubo al cacao... no, quello del tubo al cacao... no, vai via. Oh, le robe queste qui, healthy, salutari, no? Con le frutte secche, robe, sono buonissime. Le robe quelle con dentro, tipo l'uvetta, i frutti rossi, secchi, no? Robe così. Cacao schifo, ormai sono contro il cacao, ragazzi. Sì, va bene, sì. Le bucatelle non ci sono, ma ne mancano, sono 3000 biscotti, quindi... meglio così. Dicevamo, Milka. Minchia, questi qui sono i biscottoni quelli all'americana. Ma mettetevi nel culo anche questo, Milka. Per questi qui cosa sono? I cosi? Cosa sono quelli? Mi vengono i crumiri, ma non sono i crumiri. Sono quelli da... i cantucci sono i cantucci. Questi vanno in S, pucciati nel vinsanto. Allora, sono più di qua, dalle mie parti, i cantucci. Cioè, sono più toscani, verso la Toscana sono, mi pare, i cantucci. Pucciati nel vinsanto. Però bisogna stare molto attenti ai cantucci, eh. Perché i cantucci, se te... così, distrattamente. Metti che sei... no, sei a fare la tua colazioncina. Sei lì nel... ti metti a sedere a tavola, no? Poi ti distrai un attimo. Ti distrai un attimo perché è passato... sempre quello di prima, è passato un attimo te lo guardi un attimo e dici, ma qui continua a correre, ma poi da dove entra, che non capisco, cioè le porte, la porta l'ho chiusa, eppure questo qui continua, ma chi è? Dovrò chiamare la polizia? Tanto che te fai questi discorsi, inizi a parlare robe così,
Intanto con la mano ti destreggi, prendi un cantuccio, distrattamente te lo porti alla bocca, lo addenti e ti si incrina tutta qua la mascella, la mandibola ti si spezza a metà, ti si rompe tu, ti cade e muori diretto, perché devi stare attento con i cantucci perché sono duri come la pietra. Sono durissimi, sono. E quindi di conseguenza tu non hai potuto neanche denunciare il tizio che continua a passare in casa, è un casino. Però se stai attento sono incredibili, con le mandorle dentro, pucciati nel vin santo, sono la fine del mondo, ragazzi. Ci sono anche quelli morbidi, ma che dici? Ma per favore, i cantucci morbidi è come dire ho la macchina di gomma, ma che vuol dire? Non esiste. Ecco, puoi cambiare la frutta secca che c'è dentro, al massimo, quello lì ci può stare. Però cosa sono? Di cosa sanno i cantucci? Boh, di cantucci, cioè come te lo descrivo? È la consistenza del cantuccio che la fa padrona, però. No, sì, sono occasionali i cantucci. Se non hai il vin santo te li ficchi nel culo. Però proprio il cantuccio è proprio... Ti vendono la confezione con la bottiglia di vino. Presente che ti danno... Vai nel reparto alcolici del supermercato e ci sono tutti i whisky, no? C'è in offerta oggi c'è la birra, il coso di birra, con in regalo il bicchiere per la birra. E no, ah, bello! C'è poi il whisky con tutta la confezione carina, con sopra il bicchiere apposta, no, marchiato di quel whisky lì. Poi c'è il vin santo con la confezione scocciata con i cantucci. Cioè, proprio così ti danno. Le confezioni sono così, vai al supermercato e così. Cioè, non puoi comprare i cantucci senza il vin santo, non ha senso, non li mangi così i cantucci. Muori se li mangi così. È così, ragazzi. Poi abbiamo le punte del cornetto. Io penso che una roba così da coglioni, perché allora i Nutella Biscuits sono studiati, sono, non sono una cosa buttata così alla cazzo di cane, facciamo i biscotti con la Nutella. No, in realtà c'hanno nel biscotto c'è la nocciola, sono le punte del cornetto. Io immagino il ragionamento che hanno fatto loro è stato: cazzo, vendiamo le punte del cornetto, va bene, punto. Non penso che nessuno nel mondo le abbia mai comprate, pur tutti millantando, cazzo, la punta del cornetto quando mangi il gelato buono. E quando mangi il gelato, però, non ti mangi le punte del cornetto così. Ma chi cazzo è che mangia le punte del cornetto? Non lo fai. Dai. Poi saranno anche buone, magari. Ma perché devi mangiarti così le punte del cornetto? Prendi tutto il cornetto, prendi. Grazie, Artorias, per la sub. Ma non esistono da nessuno, Sara. È finto. Perché no? Ma perché ti prendi il cornetto è buono tutto. Non è che ti prendi solo le punte del cornetto. Se prendi solo le punte del cornetto ti prendi uno schiaffone, ti prendi, Se uno non vuole il gelato, non si mangia la punta, non si mangia. Hai capito? Non si mangia la punta se non vuole il gelato. La punta te la devi conquistare. Perché la punta è buona, perché è finito tutto il gelato. E dici, cazzo, ah, mi ci vorrebbe un premio per aver finito questa cagata di gelato. E ti mangi la punta del gelato. Buonissimo il cornetto Algida, comunque, non è vero che è una cagata. Nella top tier dei gelati, il cornetto Algida. Poi, l'oro choc, anche se anche l'oro choc è un pochino cheater, però l'oro choc va in esse per forza. Quello al latte, quello con la cioccolata al latte,
Perché poi c'è quello con la confezione verde che è con i pezzi di nocciola che è una scammata. Sono identici a quelli al latte. Non cambia un cazzo, non cambiano. Non cambiano niente. Quelli verdi sono uguali a quelli al latte. E non cambia niente. Poi non so se ne hanno fatti altri. Magari fondente, ma fondente fa che io voglio quello al latte. Biscotto e cioccolato al latte. Fantastico. Gli Oro Choc sono incredibili. E vedi a cane che scrive le cazze su quello al fondente top. No, sono buoni quelli al latte. No, ripeto, no, quelli al latte, punto. Oh. Poi questi qui sono, non mi ricordo come si chiamano, sono quelle cialde olandesi. Sono quelle cialde. No, non sono wafer, questi qui almeno. No, non sono wafer, sono quelle cialde olandesi con dentro il miele. Sono dei waffle praticamente, però sono piccoli così con dentro il miele e sono incredibili. Questi li mettiamo. Li metto in A, non li metto in S solo perché finito di mangiarne uno, poi sei sazio per un mese, perché sono talmente una bomba calorica probabilmente che sono in... Cioè, basta dopo uno. C'è un oracolo oggi, siete incredibili. Sidna chiede: Amazon non spedisce il mio pacco da 6 giorni, riuscirò a vederlo entro fine mese? Abbandona i rancori. Questo era un po' più diretto. Mi spiace. È vero che sono troppo dolci, però sono buonissimi, sono, porca miseria. I savoiardi. Mettiamo B. Cioè, qualcuno di voi in chat ha mai mangiato un savoiardo così? Non vale nel tiramisù. Non vale. Lì stai mangiando il tiramisù. Sì. Infatti non li ho messi in D, eh. Li ho messi in B. Perché va bene, però non li mangi così. Cioè, ti sarà capitato, per sbaglio ci sei caduto. Cioè, te ti svegli la mattina, ti sei svegliato una mattina, vai, no, ti alzi dal letto, ti stropicci gli occhi, vai in bagno, fai la pipì, ti lavi i denti, poi vai, un po' ancora rincoglionito, vai in cucina, ti prendi, apri l'anta della credenza, prendi questo pacco di Orosaiva, chiudi. Ti metti a sedere, cioè non prendi gli Orosaiva, cioè prendi gli Orosaiva, no? Perché volevi mangiare gli Orosaiva. Ti metti a sedere, ma mentre ti stai per mettere a sedere arriva questo qui di corsa, ti arriva, purtroppo era di corsa, sbatte su di te, ti fa cadere gli Orosaiva, ti fa cadere a te, e tu che stai lì per capicollare tutto così, cadi su un savoiardo invece, che era proprio di fianco a dove sono caduti gli Orosaiva. Perché non ti sei accorto, prima eri addormentato, quando hai aperto l'anta sono caduti per terra i savoiardi, dopo non te ne sei accorto. Però sei caduto e sei caduto con la bocca sui savoiardi. E lì è l'unico momento in cui mangi i savoiardi. Non è che ti metti di tua volontà e dici oggi mi mangio i savoiardi, no, non lo fai. Non lo fai. No, siamo tutti d'accordo su questo. Ciao Akane, buon lavoro. Savoiardo buono per il tiramisù, meno del pavesino, però dico da mangiare, cioè il pavesino lo mangi anche così volentieri,
come snecchino, roba così, savoiardo, ti devi infilare questo tronco in bocca, non si fa, non si fa. Mi fammi provate quelli sardi. Che cazzo sono quelli sardi? Qui non c'ho niente, non c'ho. Cioè, ho provato questi. Non è che un po' come faccio a provare quelli sardi? Scusami. Portatemeli, speditemeli. I biscotti sardi. Io mangio tutto, mangio tanto, quindi. Come dei classi pavesi. Sono 100 volte meglio di savoiardi i pavesini, eh. Che vi piacciono di più nel tiramisù non conta assolutamente un cazzo di niente, perché innanzitutto non è vero, ne abbiamo già parlato prima. Poi sono più morbidi e grandi, sono dei savoiardi più morbidi e grandi, quindi grazie Ryuji Takatsu, ci ho messo una Z alla fine, ma mica era vero. Comunque, bella tier list abbiamo fatto, eh. Soddisfacente. Questi qui ragazzi, consigliati, cioccograno, pucciati, ve lo ripeto, pucciati nel latte, sono gli unici biscotti che te li pucci, assorbono tutto il latte della tazza in un biscotto solo, tutto lo assorbono e non si ammollano, rimangono durini, sono incredibili, ragazzi. Incredibili. Ma che cazzo sono? Ancora sti biscotti alla marena. Basta. Basta i biscotti alla marena. Non li conosco. Non li voglio mettere. Metticeli nella tua tier list. Insomma. Non li voglio i tuoi biscotti alla marena. Smettila. Sì, che metto in essere cose dure. Ci ho messo i cantucci. A parte, no, ci ho messo i cuori di mela che non sono duri. Quindi è una menzogna questa. Ma io sono offeso per la Milk and D, ma direi che è uscita bene. Come fai? Come la Milk and D era l'unica certezza dopo gli Oreo. Cioè, la Milk and D, penso. Cioè, non si è lamentato nessuno di quella, eh. Qualcuno in chat si è lamentato dei biscotti della Milka Indie? Che me li sono persi? Non credo nessuno si sia mai lamentato dei. Buonissima l'acqua. Dio poco, li avrei messi in B. L'altro, amici, oggi parliamo di altro, vai. Oggi mi sono messo a montare dei video da mettere sul TikTok, perché volevo appunto mettere un pochino di video nel canale dei Thermos di TikTok. L'abbiamo creato, ci abbiamo messo qualche video carino e poi l'abbiamo più cacato per niente. Quindi ho montato qualche video anche di qualche clip vecchia. Poi ci ho messo roba, ci ho messo il prosciutto e melone. Ho fatto un videino che magari ci porta anche qualcuno di nuovo da TikTok, no? Ci scopre qualcuno di nuovo. Dice, oh, questi qui, guarda che questi qui ci sanno fare, questi qui, guarda questi qui, questi prosciutto e melone, prosciutto e melone, questi qui ci sanno, oh, questi qui, questi qui ci sanno fare, ci sa. E vengono qui, però sono delle persone terrificanti, li bagniamo subito e alla fine non è servito a niente. Io vi seguo da TikTok, ma che cazzo dici, Idoglio, per favore? Spammate a merda su TikTok, spammate a merda. Oggi ci ho messo tutto il pomeriggio per fare 4 video TikTok. Perché in realtà ci ho messo 3 ore per farne uno. E l'ora restante ho fatto tutti gli altri. Perché ho creato tutta un'impostazione
sul software di montaggio, ho creato tutta un'impostazione e tutto, così che quando ho delle clip le posso creare facilmente il video di TikTok con il layout carino che ho fatto e tutto. Si chiama metodo, fare le cose con metodo per lavorare più semplicemente. Il problema è che, cioè, non è che posso mettere tutte le robe a cazzo di cane su TikTok. Cioè, quando ce le ho, ce li metto. Se no. No, Telling Lies non è stato droppato. Praticamente abbiamo scoperto che noi eravamo degli indagatori. Abbiamo scoperto che. Non mi ricordo come si chiama il tizio lì. È diventato cattivo. Alla fine ha detto alla moglie: guarda, basta. Cioè, ho iniziato a fare una roba con un'altra. No, cioè, era per lavoro prima sotto copertura. No, sai, le robe. Sono un agente, quindi faccio queste cose. No, dopo, però, no, è una cosa tira l'altra. L'ho inzaccherata per bene col pistolino. Ed incinta pure lei. E la moglie gli fa: ma tu hai già una figlia? E adesso non ce ne ho più una e basta. Ce ne ho di più. Come? Scusa. No, non si fa così. Ma scemo. E dopo, allora, invece l'altra ha detto: ah, bravo che hai detto a tua moglie come stanno le cose. Però io ti odio. Come mi odi? Ma scusami, perché? Perché non mi piace questa situazione che si è creata. Tu sei una spia del governo. No, mi ha sgamato. E allora dopo hanno litigato e ho detto: fanculo, come faccio? È stato licenziato, un casino di robe, rovinata la vita per sempre. E andava a bussare alla porta della ragazza nuova inzaccherata. E dice: dai, fammi vedere. No, vai via, fuori dalle mie palle. Fuori. È andato via tutto triste così. E praticamente a un certo punto attraversa la strada. Attraversa la strada tutta con demoralizzato, così, si affaccia al parapetto cioè l'autostrada, suicidio subito, ma non muore, viene raccolto da un anziano signore che gli insegna il Shaolin, tecniche Shaolin di apertura di chakra, roba così, diventa un santone e inizia a fare dei corsi online. Per le persone che in difficoltà inizia a fare dei corsi online però aveva cambiato nome, tutto quanto, delle cose, quindi era introvabile. E il nostro scopo era quello di ritrovarlo. Alla fine l'abbiamo ritrovato, ma ci siamo fatti noi la detective si è fatta indottrinare, però si è fatta indottrinare da lui che era diventato un santone ed è diventata una sua adepta. E insieme ha messo su questa setta che poi è diventata una nuova religione, una religione che ha preso sempre più piede, ha trovato sempre più seguaci da una parte all'altra del mondo, si è ingrandita questa setta incredibile e hanno iniziato a inzaccherare tutte le persone, tutti inzaccherati, un casino. Tutto il mondo, alla fine, e hanno messo su un nuovo ordine mondiale, hanno conquistato tutto il mondo e appunto è tutto così. C'era un oracolo, mi pare. C'era un oracolo di Victor. Di Victor. Secondo lei, riuscirà Moro a mangiare un biscotto senza che gli corra qualcuno in casa? Semplifica. Cos'è semplifica? Cosa? Comunque, vi siete persi questo gran bel gioco, mi spiace, ma. Non fatevi inzaccherare dalle persone che non conoscete, soprattutto. Perché Doglia? Scusa? Quanto devo. Era un riassunto, non è che vi devo raccontare tutta la storia per filo e per segno. No, si era messo a vendere dei corsi online per fare. No? Per inzaccherare, per espandere il proprio credo. La regina Elisabetta è. Che c'è?
Che c'è che non va? Scusami. E lei è qui. Scusi, la regina, non la tocco dietro che... Il cestino, eccola. È qui da lei da 70 anni, che è qua. Quindi... non c'è da... 70 anni di servizio, lei. Dicevamo. Ma quindi perché aveva una barca? No, la barca ce l'aveva perché gli piaceva, ma lì era prima che venisse licenziato e perdesse la strada, capito? No, non aveva le gambe tagliate. Ah, la regina c'ha le gambe tagliate, sì. Purtroppo ho dovuto abbassare. Guarda che forza, tra l'altro, che riesco a alzare la regina con un braccio. Incredibile. Incredibile. Auguri per i 70 anni del regno Poggers, certo. Intanto, fatemi... Ci sono fatte le due, abbiamo sparato solo cazzate però, stasera. Vedi che a volte basta un attimo aprirsi, parlare di come... andiamo in bagno e poi da lì parte tutto il discorso, si creano storie, eventi. Dai, cioè quante cose che non abbiamo fatto in 2 ore. Eppure come sono passate veloci queste 2 ore. No, non ce li ho i cuori di mela, quindi non li posso mangiare. Dai bagni ai pavesini è stato un anno, veramente. Allora. Tra l'altro, adesso però dobbiamo pensare che cazzo fare poi prossimamente. Qui, in questo Moro by Night. Mi manca un pochino fare... Appunto, mi era venuto in mente di fare The Wolf Among Us... Però il fatto che è tutto in inglese mi frena un po', non tanto perché ma perché poi da seguire in live a mezzanotte forse non è il massimo. Quindi adesso ci penserò un po'. Però uno di quei giochi così che ti tengono un pochino, fanno ragionare un pochino la chat, le robe. Ci ho messo da fare. No, ime, cancella. Cancella, non è vero che odio il cioccolato, semplicemente, ma poi perché abbiamo fatto tutti questi discorsi sui dolci stasera che io sono team salato? Forse fan made, c'è la traduzione fan made? Può essere. Cioè io sono team salato, sono ragazzi. Cioè, perché cazzo? Va bene i dolci, cioè li mangi, sono buoni, Però, cioè, metti una focaccia, cioè, metti una pizzetta rossa, metti un tramezzino, Un panino col salame, una piadina, dai. Tutti mondiali proprio di tutto quanto il cibo. Cioè il salame, cioè sto salivando come una bestia, ragazzi, ho detto due robe, sto salivando, ho parlato di dolci tutta la live, niente, parlo, dico tramezzino, pizzetta, cioè... tutto ce la faccio. Che miseria, dai. Che list del junk food, ma no. No, basta. Adesso cosa facciamo? Tutte tier list. È stato molto divertente, però. Se vuoi c'è una traduzione non ufficiale per The Wolf Among Us. Se è completa, quasi quasi, perché no? Non sia quello che lancia i salami, no.
Sarebbe un casino. Hai un affettato preferito? Donuts, ma perché vuoi male alle persone? Eh? Comunque non lo so, è difficile avere un affettato preferito. Cioè potrei cambiarlo da un giorno all'altro. Perché il salame, sì, ma che salame? Cioè sono così buoni i salami. Il salame tipo la finocchiona o la golfetta sono incredibili. Però anche il salamino, quello bello stagionato, saporitissimo, no? Tagliato tutto a fettine, è buono, eh. Però c'è anche il prosciutto, quello stagionato salatissimo, cioè che buono è. Però in determinate occasioni anche la bresaola è buonissima, dai. L'unico che non riesco a mangiare, ne ho già parlato anche in live probabilmente, però l'unico che non riesco a mangiare è il lardo, che mi fa una fame, mi fa salivare anche il lardo. Ogni volta sento l'odorino, il però mi fa senso proprio la texture nella bocca, il liquefamento del lardo, non ce la faccio. Non ce la faccio, purtroppo. Mi fa senso in bocca. Ma io anche il prosciutto lo mangio molto sgrassato, quindi. Però il prosciutto tagliato spesso a coltello, cioè che buono è. E no, che ubico, l'ho mangiato, però non mi fa senso. Solo quello di Arnad si riesce a mangiare. Che cazzo è quello di Arnad? Lardo di Arnad. Lard d'Arnad. Ma è sempre lardo è, però. Ma tipo a me mi hanno... che la Crimi aveva fatto un cestone di Natale. Con dentro c'era anche... il lardo al tartufo, faceva un profumo, ragazzi, voi non avete idea di che roba era, però non ce la facevo a mangiarlo e mi dava un fastidio non riuscire a mangiarlo, proprio è il mio corpo che lo ripudia, però io lo volevo mangiare. È un po' come l'acciuga, mi fa una fame bestiale, però se la metto in bocca l'acciuga il mio corpo la allontana e non ce la faccio. C'è un oracolo comunque di Knight che dice: oracolo, mi dica, l'esame di stato è andato bene? Cogli le novità. Non lo so, di solito vai male o bene? Perché se vai di solito vai bene, cogli le novità vorrebbe dire che fa cagare, hai fatto cagare. Può essere. Allora, le acciughe sono vide. Le acciughe per insaporire le cose sono buonissime, però se devo mettere tipo una fetta di pane abbrustolita con il burro e l'acciughina non ce la faccio, è troppo saporita, non ce la fai, una botta per un pugno nella bocca fortissimo, non ce la faccio, però mi fa una fame bestiale, cioè vedo la fetta di pane abbrustolita con il burro e l'acciughina mi fa una fame, bagno tutto, però se la metto in bocca muoio. Purtroppo muoio. E niente, Knight, mi spiace allora. È una botta di sale, sì. Però tipo per insaporire il sugo, no? Sciogliere l'acciughina nel soffritto o nella passata, è incredibile, dà un sapore bestiale. Il capocollo è buono. Però non è tra i miei preferiti. In generale i salumi troppo grassi, cioè con il grasso troppo evidente, perché il salame è grassissimo, però non lo senti. Invece i salumi troppo grassi non mi piacciono troppo. In generale qualsiasi tipo di sugo Redman, quando fai il soffrittino all'inizio, metti l'acciughina, puoi metterla quasi in tutti i sughi.
Acciuga uguale Alici, stesso. Sì, cambia il metodo. Cioè, sono tutte le. Cioè. Le acciughe. Non è neanche. Cioè, il pesce non è né acciuga né Alice in realtà, mi pare, giusto? Tipo, acciuga. No, è acciuga o Alice. È lo stesso pesce. Però semplicemente l'acciuga viene chiamata quella sottosale, mentre l'alice viene chiamata quella tipo in salamoia, tipo una roba del genere, non mi ricordo. Però sì, sono la stessa roba. Sotto pepe, no. Però l'acciuga di solito è quella sottosale. Però le alici marinate, cioè le alici quelle tipo io al Conad le fanno nelle vaschette, quelle che preparano loro, sono le alici con marinate con tipo non so, è olio, aceto, cipolle, tipo una roba del genere, sono incredibili, quelle sono fenomenali. Pure sempre marinate con il peperoncino, ragazzi, sono quelle, sono. Dopo, devi bere 46 litri d'acqua sempre dopo, però sono incredibili, sono bestiali. E le alici fritte, sì, immagino. Non credo di averle mai provate. No, forse una volta sì. Però vabbè, sono buone per forza quelle. Ecco, le mozzarelle in carrozza non mi piacciono. Cioè, almeno penso di averle sempre mangiate del cacchio, le mozzarelle in carrozza. Però le mozzarelle e pane fritto, cioè il pane è unto. Cioè sono due fette di pane con dentro la mozzarella impanata e fritto, no? La mozzarella in carrozza. Allora, quelle che ho mangiato io facevano cagare perché erano olio. Cioè, era il pane, era una spugna di olio. Perché se le friggi diventa una spugna. Però immagino comunque che se sono fatte bene sono buone. Però, cioè, alla fine sono delle mozzarelline fritte giganti, no? Sostanzialmente. E io neanche le mozzarelline fritte le apprezzo troppo, quindi. Quindi va bene. Cioè, di solito vai lì, appunto, ci sono. Le olive ascolane, le mozzarelline fritte e i cremini. Perché mai dovrei scegliere qualcos'altro che non siano le olive all'ascolana? No? Che canzone è questa? Vai via, canzone. Perché mai dovrei mangiare qualcosa che non. C'ho le olive all'ascolana lì, Basta, cioè ci sono quel punto. Posso vivere solo di quelle, posso vivere anche di quelle brutte del supermercato, terribili, che devi tirarle fuori dal cartone, metterle a scaldare un po'. Sono buone pure quelle. Cioè quelle dell'Eurospin brutte, che ti vendono il cartone da 86 olive ascolana a 5 centesimi, sono comunque divine. Doglia, ti perdi una cosa importantissima della vita. E doglia un tuo amico, Chiara, per caso. I cremini, sì, sono quelli che mi. Allora, le mozzarelline sono buone, cioè se arriva uno che me le butta nel cuoppo delle olive ascolane, le mangio e va bene. Mi stanno sul cazzo perché è difficile un po' distinguerle dalle olive ascolane. Però te ne accorgi perché la metti in bocca e vuota e ti incazzi. Dici, ma scusa, la mozzarella era tutta nella friggitrice. Scusa, ho capito, mi vendi solo la. Ci avete guardato, intanto pagate la mossa. Mi vendi solo la. Il carapace della mozzarellina, perché? Però vabbè, c'è il.
se c'è la mozzarella è buona, come la mangio. I cremini, ma chi li ha inventati i cremini? Dai, cioè la crema fritta e la devi mangiare insieme alle mozzarelline e alle olive alla scolana, ma perché? Vai via, vai, tu cremino, vai via. Vai a giocare. E i cremini sono dei cubetti di crema impanata e fritta. Cioè sono come la... Sono come la... le olive alla scolane o le mozzarelline, no? Solo che dentro c'è la crema. Oh, cagane, fa. Cioè, perché dovrei scegliere? Cioè, dai. Cioè, se mi arriva uno di corsa, mi butta nel cuoppo di olive alla scolane, mi butta un cremino, lo prendo e glielo ritiro addosso. Dico, che cazzo fai, scemo? Mi contamini il cibo degli dèi. Cosa fai? Sì, c'è il cremino al cioccolatino. No, il cremino la... quello fritto, intendo. Ma i mangiati, ma perché non hanno importanza nel panorama culinario. La pizza fritta è buona, però la pizza fritta è certo che è buona. Mai sentito i cremi? Come no, mai? Not a red man. Però buona la crema. Non è vero. Perché dovrei friggere la crema? Smettetela. Meglio un cremino nel cuoppo o un tarallino nel... No, il tarallino va bene nel latte. Me lo tiro, lo mangio. Un tarallino va bene. Poi il tarallino, il taralluccio. Il tarallino è un tarallo piccolo. Non c'entrava. Il cibo su Discord, ragazzi, mettete di quelle robe, mette, perché molti sono emeri che li mette, è vero, molti li mettete anche voi, mettete delle robe incredibili. Alla Cri ha messo i Frollis, che cagata che erano, però erano incredibili ai tempi, per me erano anni 90 quelli, eh. Però guarda che robe che mettete su Discord, ragazzi, ma che fame del cazzo che ho, fanculo, che fame, le pizze, le mica pizze. Io ci puccio le balle sopra. Quella stanza è un capolavoro. Un altro... No, non era un oracolo. Si è aggiornato l'event list e mi sembrava ci fosse qualcosa. No, non vi faccio vedere che lì proprio devo andare a letto. Dopo sbavo sul letto. Fammi di tutto. Mangio tutto. Però il gelato fritto del cinese è buono forte. Non, l'ho sempre evitato anche quello. Perché non mi dice niente, però non è che... Dico che fa cagare. Però ho sempre evitato perché non sono amante del gelato di base. Gelato fritto. Poi arrivo sempre alla fine che sono pieno, non lo mangio. Durian fritto no, sicuramente non è buono. Fritto è buono tutto tranne il durian, lo dice anche il proverbio. Prossimo Morrow by Night, comunque voglio una tier list salata. Fammi andare a vedere se c'è. Salati. No, questo è salad. Come la posso cercare, cibi salati? Snack mi trova tutto di altre lingue, di robe, di, cioè proprio le patatine, tutte ste cazzate qua. Io volevo i cibi salati, ma amici, fate una tier list su Tier Maker per settimana prossima con tutte le robe salate che vi vengono in mente, tipo i tramezzini, le pizzette, le questo e no. Poi settimana prossima la facciamo. Madonna, io il finger food. Io amici, allora, io vivrei solo di antipasti nella mia vita. Di antipasti, finger food, quelle robe lì. Ma si è...
si è scarteggiato via un po' di scritta d'oro dietro. Vedete qua? Qua manca l'oro, non c'è più la scritta, non c'è. C'è comunque un oracolo di Sedias Dario che chiede: la discussione che avrò domani pomeriggio avrà un bad ending? Personalizza il tuo percorso. Cioè, ma tutto in uno o più tier list? No, ne fate una con tutte le cose salate, degli snack salati. Quanto ne devi fare? A proposito, Mor, vorrei mai altre aree di cucina? Sì, però adesso ultimamente sono veramente impegnato con mille robe, soprattutto nei weekend, e quindi non sto facendo un cazzo. Più che nei weekend, anche i giorni prima del weekend, magari che devo andare a fare la spesa prima per prepararmi la ricetta per il sabato a pranzo, però non lo faccio mai alla fine. Quindi devo rientrare nel coso, nel no? Anche perché sono stato impegnato a pensare a che cazzo fare. Cioè, ste settimane per me sono state: il 23 faccio una 12 ore di Hollow Knight, una veteran run di Hollow Knight. Faccio bene a farla? Per 12 ore mi spaccherò le palle? No, non mi spacco le palle, mi piace un botto. Però poi la gente se la guarda, che cazzo fa? Per 12 ore. Va bene che la live di compleanno, magari la gente mi segue comunque perché la live di compleanno, no? Faccio altre rocce, ho la torta. Però. Quindi che cazzo faccio? Le faccio, mi conviene fare 12 ore di compleanno poi. Poi due giorni dopo, il 25, esce Elden Ring. Lì la 12 ore di Elden Ring, quella sì. Quella per forza che la faccio. Però dopo lo voglio fare tutto in live, perché è un contenuto che voglio fare in live, voglio che sia sul nostro canale. Voglio che sia sul nostro canale, però durerà un botto. E io lo voglio giocare tantissimo Elden Ring, quindi cosa faccio? Voglio fare le live più lunghe la mattina. Quindi farò live tutti i giorni 5 ore, ne ho parlato anche con gli altri. Ne abbiamo parlato, poi ho detto, boh, magari sì, magari fai tutte le mattine 5 ore. Magari il martedì Marco fa il martedì la sera. Robe così. Però metti che la gente si spacca i coglioni a seguirmi 5 ore al giorno di live di Elden Ring. Però se non lo faccio me ne pento poi. Capito? Cioè è stata tutta un dilemma di merda. Ste settimane c'ho la testa occupata da sta roba, che non ce la faccio a fare un cazzo. Cioè non ce la faccio a pensare ad altro, perché ho paura di fare tutto. Però il Derring tipo lo voglio fare per forza. Ho paura che in live poi non me lo seguo un cazzo di nessuno, perché magari andate a vederlo da altre persone. Però voglio che rimanga sul nostro canale. Voglio una. Non ho una blind run di niente. Non ho una blind run di nulla, perché abbiamo fatto quella di Demon Souls. Però Demon Souls l'avevo praticamente più o meno già visto, quello per Play 3 e tutto, quindi. Magari non voglio uno spoiler, qualsiasi cosa, però. A parte che non lo so, comunque te lo guardi lo stesso, anche te lo giochi insieme a me, te lo giochi, tanto io sarò più lento di uno che ci gioca tutti i giorni, anche perché uscirà venerdì, poi fino a lunedì non ci posso giocare, perché se lo voglio giocare in live lo gioco in live. Lunedì magari la gente è già più avanti di me, quindi magari poi se lo segue. Se no fallo il pomeriggio a parte. Ci avevamo anche pensato di farlo il pomeriggio a parte, ma il problema rimane poi che ci avevo pensato di farlo extra, di farlo anche la sera dopo le 9, finita la nostra live, faccio parto dalle 9 alle 2 di notte, faccio gioco a Elden Ring. Perché il problema cos'è? È che se io lo faccio anche di pomeriggio, cioè metti che lo faccio dalle 2,
14, 15, 16, 17, 18, 19, metti che faccio 5 ore di pomeriggio, però vi carico di là, cioè non c'è più un buco, il nostro canale è online, faccio la maratona infinita, faccio. Cosa faccio? Se registri e carichi i video oltre a streamarlo, è che lo gioco due volte. A te dici farlo in live e quando non lo faccio in live lo registro e lo carico sul canale. No, ma chi se lo segue così? Così spezzo tutto quanto, non se lo segue più nessuno da nessuna parte, non capisco più niente nessuno. No, semplicemente lo streamo, poi quello che streamo diventa anche un video. Stavo pensando addirittura di poi farli uscire magari due episodi a settimana sul canale principale di YouTube. Bravo Stemmer. Ma anche fare un paio d'ore il pomeriggio e fare altre due ore la sera, o fare le due ore di mattina e poi fare altre tre ore la sera, vai a spezzare tutto quanto, la gente non capisce più niente come seguirlo. Invece faccio 5 ore la mattina, faccio dalle 11 a neanche 5 ore, dalle 11 finché no, 4-5 ore, quello che è, e poi tutti i giorni sono 25 ore a settimana di Elden Ring in 3 settimane, me lo levo pure, penso. Non lo so quanto dura in realtà, non so neanche se si sa già quanto può durare, quanto non può durare. Elden Ring si sta a postarlo anche sul canale principale, può dare, perché comunque c'è una blind run, non l'abbiamo mai fatta e può essere divertente. Magari non so se magari montandolo un pochino o lasciarlo senza taglio, magari metti che c'è qualche momento di vuoto, si taglia, però non un video montato. Allora dovresti farlo, ma come ti senti di farlo? Però chiedi all'oracolo, vediamo. E come gli chiedo all'oracolo? Va bene se faccio 5 ore tutte le mattine di Elden Ring quando esce? Non rinunciare a ciò che ti piace. Ragazzi, l'ha detto l'oracolo, l'ha detto l'oracolo. L'ha detto l'oracolo. È stato proprio lapalissiano l'oracolo, ha detto proprio quello, punto. Poi in realtà faccio la 12 ore il venerdì che esce, quindi già 12 ore me le tolgo, quindi dura anche meno di 3 settimane, credo, tenendo conto che possa durare sulle 60 ore. Probabilmente in 2 settimane lo finiamo pure, perché non lo voglio giocare di fretta, perché sono in live, perché non voglio che prenda troppo tempo. Io lo voglio giocare bene, lo voglio giocare come lo giocherei io a telecamere spente, quindi magari non così zitto, con le palle fuori, con la panza di fuori, tutto sbrodolato, così, magari con un pochino di contegno, però voglio giocare come lo giocherei nel privato. Però appunto tendo, perché secondo me sarà più lungo degli altri dei Dark Souls. Perché no, c'ha quel po' di open world, quindi ci sarà un pochino più da esplorare, robe così, però boh, chi lo sa. Di solito i Dark Souls li finivo in una quarantina di ore, metti che questo qui dura di più, ho detto 60 ore, no? Trovo che un parabedo che la campagna dura circa 30 ore, solo quella però. Beh, ma solo la campagna non giochi praticamente, perché cioè, se te vai dritto, almeno nella demo che abbiamo provato, se te vai dritto al castello dura 15 minuti, se fai tutto il resto dura boh 6 ore per esplorare tutta la prima parte probabilmente, senza dungeon eccetera, quindi c'ho tantissimo hype per Elden Ring. Comunque amici, abbiamo parlato di ogni, tutto.
di tutto abbiamo parlato. È stata una live molto bella. Sono molto contento. È stata veramente una live di ripiego questa alla fine, perché è stata proprio. Cosa faccio? Non c'è il giochino. Non c'è. Fa schifo. Non giocare. Alla fine è stata una delle live migliori di quest'anno. Beh, c'era Harry Potter anche quest'anno, quindi. Più o meno. C'è un ultimo. Gli ultimi oraculi. No, questo non lo leggo. No. Scammato, scammati 5.000, mi spiace. Non te l'oraculo questo, eh. No, scamma, non te li rimborso neanche. Perché da qui non posso, Vector non c'è. Peggio per te, se ace è andata così. Questo non si risponde. Quindi. Basta. Basta live. Basta live. Adesso vado a vedere i meme di Stemmare. Non so se l'hai messo su Discord. Mi ha fatto ridere. Vado a letto. Vado a letto. Andate a letto tutti. Buonanotte. Buonanotte. Pensa che ero schenculata. Mi spiace. Ho anche scritto. Partito per la prima volta in chat. Scammato subito. Capita, ragazzi. Vado a letto, buonanotte a tutti, grazie per essere stati qui. Ci vediamo domenica sera. Forse sempre Marco che vuole fare blues, magari ci ha ripensato, chi lo sa, non lo so, vediamo. Ciao belli, passate un buon weekends. Se non fosse finita la musica, pensavo, ho detto, ah, chiudo quando sta per finire la canzone, invece no, è a metà. Vabbè, ciao, buonanotte.